Attrice tra le più acute e tra le più talentuose del teatro italiano, interprete dotata di una sensibilità davvero speciale, Licia Maglietta è anche drammaturga, regista, scenografa e attualmente anche direttrice di un'importante scuola di recitazione. Amata dal grande pubblico per i ruoli teatrali, ma anche per i ruoli cinematografici e televisivi, spicca in modo speciale per intelligenza e per personalità nel mondo ricco e variegato delle attrici italiane. Della sua folgorante bellezza, Licia non ha mai fatto un'arma esclusiva di lavoro, una bellezza folgorante che non ha mai messo unicamente al centro del proprio lavoro, avendo preferito puntare sullo studio approfondito e mai superficiale di ogni personaggio che ha incarnato. Dopo una laurea in architettura e dopo le prime esperienze a diretto contatto con Eugenio Barba, ha praticato la danza Katakali, ha praticato poi in quel di Barcellona, quindi nel luogo d'origine, il flamenco. Ed ecco che Licia, poco più che ventenne, diventa l'attrice di punta, unica donna, ricordo, del gruppo Falso Movimento di Mario Martone e diventa una, l'unica donna tra i fondatori nel lontano 1987 dei Teatri Uniti, quella compagnia di punta del panorama artistico italiano, divenuta ben presto una compagnia di riconosciuto valore internazionale. Allora, oggi ho il piacere di entrare insieme a voi nel poliedrico mondo artistico di Licia Maglietta e vorrei iniziare a ritroso, vale a dire partendo dall'ultimo film documentario, il cui titolo è La prima donna. Con La prima donna, produzione dell'Istituto Luce Cinecittà, fatto in collaborazione col Teatro dell'Opera di Roma, Licia Maglietta ha ottenuto nel 2020, proprio in questo terribile anno, il Nastro d'Argento. La tua interpretazione di Emma Carelli, prima impresaria nell'ambito del teatro lirico, sembra in qualche modo riassumere in modo efficace la tua idea di costruzione del personaggio. Costruzione del personaggio che hai messo a punto in anni e anni di pratica teatrale. Infatti, a vedere il film si capisce benissimo quanto tu sia riuscita a riversare in Emma Carelli tutto lo studio, tutto l'approfondimento che solitamente riservi ai tuoi personaggi femminili, a quei personaggi che popolano il tuo teatro. Ecco, il film si apre non a caso sul palcoscenico del Teatro Costanzi, l'attuale Teatro dell'Opera di Roma, ed è un film fortemente teatrale, sin dal titolo che evoca evidentemente il ruolo storico antico della prima donna. Tu riesci ad entrare dentro Emma Carelli con una sensibilità davvero unica, direi, perché questa tua sensibilità si riversa addirittura nelle parole che pronuncia la cantante poi divenuta impresaria, perché tutto ciò che dice è stato da te scritto parola per parola. È scritto parola per parola con molta attenzione, cioè traendo queste parole dai documenti che sono rimasti di Emma Carelli. E poi riesce ad entrare nei Macarelli anche grazie al lavoro mimetico e all'intensità mimetica e gestuale che restituisci al personaggio. Ecco, io vorrei a questo punto capire da te come tu sia riuscita a incarnare questo potente personaggio femminile che si mutò da cantante verista, apprezzata interprete di Mascagni, del primo Mascagni, a impresaria. Unica impresaria di uno dei principali teatri lirici italiani. Grazie prima di tutto di questa stupenda presentazione. Volevo prima di tutto dire una cosa, che il Nastro d'Argento l'ha vinto il documentario. Non l'ho vinto io, ma
cioè l'abbiamo sei vinto. La protagonista del documentario. Documentario? Sì, sì, tu, Macarelli. Sì, l'abbiamo vinto tutti noi, dove appunto siamo stati un piccolo gruppo, ma davvero straordinario, perché io ci sono entrata dopo che Sacucci e altri due suoi collaboratori avevano già da tempo, quasi 2 anni, raccolto tutti quanti i materiali, e bisognava, quando ci sono entrata io, bisognava, diciamo, mettere mano ai materiali e disegnarne, no? Un docufilm. Interpretare, allora, leggendo i documenti, ovviamente non ho potuto entusiasmarmi sul avere la possibilità di poter interpretare un tale personaggio, una tale donna. Sai benissimo, e sappiamo tutti, che i personaggi femminili ormai non... di personaggi femminili non c'è più nulla, non c'è quasi più nulla, e in questo siamo andati a ritroso, diciamo, nel tempo, più che andare avanti, e quindi la difficoltà di trovarli è sempre maggiore. E Emma Carelli, così come credo ci siano tantissime storie, no? Di grandi donne da raccontare, e non solo, voglio dire, di donne che hanno fatto, no, sono state qualcosa nella società, nella loro società, eccetera, ma anche se parli con la tua nonna, con la tua zia, no, con una tua conoscente, senti dei racconti straordinari di donne, e ogni volta, no, quell'istinto di dire: aspetta, adesso prendo appunti, perché qui si può raccontare, prendo appunti perché questo può essere raccontato. Eppure tutto questo poi in fondo non si fa. Per quanto riguarda Macarelli, allora, prima di tutto apparteneva alla musica, e la musica è sempre stata ed è tuttora qualcosa che mi è vicino altrettanto quanto il teatro e quanto me stessa. Vengo da una famiglia di musicisti, quindi la musica l'ho ascoltata quando sono nata, l'ho studiata, e questa cosa di poter interpretare comunque una cantante in un luogo dove appunto il luogo quasi massimo, no, della musica, mi emozionava molto. Quello che avevo di Emma Carelli a disposizione è stato, sono state, allora, alcuni libri, pochissimi, uno in particolare scritto dal fratello, il quale aveva raccolto di lei un solo libro che era rimasto dei suoi libri di lavoro del teatro Costanzi, perché gli altri sono andati distrutti, dove lei prendeva appunti, scriveva delle sue opinioni delle cose, scriveva come andavano non solo i lavori o le difficoltà, ma anche quali erano i problemi dei costumi relativi a una prossima opera da mettere in scena, relativi alla scenografia, relativo a tutto. E questo in parte mi appartiene da sempre, e quindi, come dire, è stato una
un'immersione. Un andare veramente a nozze. Per quanto riguarda la scelta che ho fatto, ho tenuto a dire a Saccucci, che poi mi ha seguita, devo dire, mi ha sempre seguita nelle, cioè eravamo davvero d'accordo sulle cose da fare, ma ho tenuto a dire, poiché appunto non c'erano filmati, poiché non c'era, parlavamo di un personaggio abbastanza vicino a noi, ma assolutamente conosciuto solo attraverso queste foto, no? Che ci sono, alcune delle più belle, abbiamo scelto ovviamente nel documentario, ho tenuto a costruire il personaggio soltanto dal punto di vista dei dialoghi, soltanto da quello che lei aveva scritto. Quindi tutto quello che era virgolettato, che veniva descritto dal fratello, o quello che lei aveva scritto di suo pugno. E raccolto tutto questo materiale, che sarebbe potuto essere enorme per quello che lei aveva scritto per tutti gli anni, no, che aveva diretto il Costanzi, da lì ho ricavato, diciamo, tutto quello che sono stati i dialoghi. Beh. Per quanto riguarda il personaggio, ovviamente i personaggi, è vero, si costruiscono, cioè la prima cosa che hai è il testo, e quindi già scegliendo, cercando le frasi che mi sembravano più significative, facendo tutto questo lavoro, ovviamente ho masticato come avviene sempre, no? Già il testo, ma non il testo, il suo modo di pensare, il suo ritmo, no? Tutto questo che in genere appartiene quando fai un lavoro serio, importante, nel testo, sono queste cose anche, non solo i significati, no? Ma tutto quello che c'è sotto, che riesci a cogliere dalla scrittura. E poi le foto che ce n'erano abbastanza, ce n'erano varie. Le foto ovviamente si studiano anche quelle, no? Studi il movimento, studi, le metti una vicino all'altra e capisci che c'è una ripetizione di alcuni movimenti, allora quel movimento comincia a diventare, quel gesto comincia a diventare familiare e significativo, no? Del personaggio, ovviamente queste sono cose che sappiamo. E poi E poi, come dire, è difficile stabilire cos'è che scatta ad un certo punto, cos'è che ti fa diventare Emma Carelli. Sono sicura, cioè una parte del nostro lavoro ovviamente è davvero, resta mistero. Sicuramente credo che quello che dico anche appunto agli allievi quando insegno, insomma, credo che, ecco, tra tutto il lavoro di disciplina e di immaginazione, perché c'è da una parte disciplina, dall'altra c'è immaginazione, e so quanto la disciplina a volte mi fa, no, fuggire da essa e mi fa entrare nell'immaginazione, quanto invece devo tirarmi indietro a volte dall'immaginazione per tornare alla disciplina. In mezzo a questi due passaggi, ovviamente c'è il talento, e lì significa fare quella Emma Carelli, o che un'altra attrice o un'altra persona faccia un'altra Emma Carelli. Ecco, questo è, diciamo, c'è un nocciolo di mistero, detto talento, che... Bellissime. Hai detto cose bellissime, ci hai fatto
entrare nel tuo metodo di lavoro, che è un metodo appunto progressivo, un metodo fatto di studio, un metodo fatto di disciplina e di immaginazione, questi due binari meravigliosi che hai descritto. Ecco, il tuo lavoro sul personaggio è un lavoro progressivo, perché tu non imiti evidentemente il personaggio, ma lo apri, no? Lo apri e lo vivi sezioni, come ci stai descrivendo, ne moltiplichi anche i significati, tant'è che negli anni sei riuscita ad essere anche una artista artifex, perché hai fatto tutto, una donna che è riuscita a fare non solo l'interprete, ma anche la drammaturga, la scenografa, la regista e talvolta anche un po' la coreografa in alcuni momenti, in alcuni momenti che richiedevano qualche movimento di danza. Ecco, prima hai accennato all'assenza cronica dei ruoli protagonisti per le donne nel teatro italiano e questa assenza cronica ti ha spinto più di una volta a ricercare scrittrici, a ricercare poetesse molto diverse fra loro, che erano state assolutamente talvolta dimenticate. Alda Merini, ad esempio, ti deve moltissimo. Alda Merini ha, tramite il tuo lavoro scenico e quello spettacolo che è stato in auge per almeno 10 tournée, per almeno 10 anni, che è Delirio Amoroso, sei riuscita a dimostrare quale potenziale teatrale ci fosse in questo enorme grumo di sofferenza psichica di cui Alda Merini aveva sofferto tutta la vita. Con invece il Nobel polacco, vero, con la Szymborska, con la ballata della Szymborska, sei invece riuscita a dimostrare la potenza della parola poetica. Quindi la mia domanda a questo punto è sapere da te come il monologo dell'attrice in prosa sia diverso dal monologo della parola poetica, cioè come si differenzia questo monologare poetico, perché hai fatto un lavoro enorme, Merini, Szymborska. Sicuramente l'incontro con la Merini mi ha proprio il conoscere lei, il parlare con lei, perché avevo raccolto parte, no, cioè, no, veramente quando l'ho incontrata avevo raccolto tutto il materiale che poi è diventato Delirio Amoroso, ma appunto pensai di doverle chiedere, sicuramente di doverle chiedere anche il permesso di poter andare in scena, la gioia di volerla conoscere. Non capita spesso, diciamo, noi attori di avere gli autori con noi. Alda, io ricordo questa, non illuminazione, ma finalmente era arrivata con precisione, in una telefonata, tra l'altro, non in un incontro, nonostante appunto fossero stati tanti, il fatto che lei mi stesse parlando, stesse raccontando un episodio della giornata, non ricordo, e nello stesso tempo continuava poetando. Cioè lei continuamente, anche quando la incontravi, anche quando, ma lo sanno quelli che l'hanno incontrata, scriveva poesie, te le regalava, dava questi biglietti, ah scrivi, no, aveva questi momenti. E quella telefonata mi fece capire che lei stava raccontando, ovviamente in prosa, una storia, e l'aveva continuata portandola su un livello più alto, no? Che era quello, sì, anche metaforico, eccetera, della poesia,
Io l'avevo seguita, continuavo a seguirla perfettamente e capii quello che ancora non avevo capito come dovesse stare insieme, cioè tutta la parte che avevo raccolto della poesia e tutta la parte che avevo raccolto anche della prosa, no? Dei due libretti, appunto, Delirio Amoroso. E quindi lì riuscì da quella telefonata, ricordo la notte, poi insomma i giorni a venire, misi insieme il testo che passava senza nessuna cesura, nessuna pausa tra prosa e poesia. Ovviamente in prosa parli e ritmi la prosa in un certo modo, la poesia ha il suo ritmo, e questo è lo studio che poi fai quando studi un poeta, no? O quando anche noi studiamo, voglio dire, anche Shakespeare, anche tutti, no? Tutti i nostri autori in versi. È un lavoro che dobbiamo fare e capire a fondo, ed è il lavoro che ci porta, che ci ha portato e che capì cos'era, che ci deve portare a farlo nostro, così come i costumi che mettiamo addosso, farlo scorrere e non lasciarlo verso, non lasciarlo poesia, no? Qualcosa che sempre era rimasta, soprattutto la poesia, era rimasta, sì, e soprattutto in teatro su un leggio, no? Quindi già con una distanza dallo spettatore diversa. E quello fu Delirio, poi, quello fu Delirio Amoroso. E la Gimbosca, nonostante Delirio avesse già dentro la musica, no? Anche la scelta di queste canzoni di Celentano che appartenevano alla vita della Merini, non uscivano a caso assolutamente, ma con la Gimbosca e già questo lavoro con la musica dal vivo con un musicista era già. Diciamo, l'avevo già affrontato con la Gimbosca, lo affronto come chiamarla? Era proprio un'operina dall'inizio alla fine, diciamo, con la musicista, con la pianista, avevamo scritto tutto in musica, ogni poesia entrava all'interno dei pezzi di Chopin o dei pezzi dell'autore contemporaneo polacco che avevamo scelto, ed era scritto tutto in musica, in realtà cantavo, ecco lì cantavo, era un recitato cantato quasi. Lo era per quasi tutti i pezzi. E vabbè, poi fu la scelta della Gimbosca perché la Gimbosca, cioè, il libro delle poesie ce l'ho sul comodino da Da sempre. anni, da anni, da per sempre. Per cui ecco, quelle ovviamente anche quelle, no, fanno parte, dici perché scegli, perché in realtà questo lavoro è anche la nostra vita e attraverso gli anni della nostra vita, o almeno per me è stato così, ovviamente ho avuto la necessità di affrontare, ma non di affrontare, di vivere prima di tutto con me stessa e poi di proporre no, dei testi, degli argomenti, una storia che in quel momento sentivo necessaria da raccontare.
che sentivi risuonare dentro. Ora, lasciando stare, Licia, per un attimo il tuo mondo poetico, proviamo a spostarci su quello in prosa. C'è uno spettacolo che io ho trovato esilarante nella sua ironia, nel suo sarcasmo anche, che è Manca solo la domenica. Manca solo la domenica, che hai tratto da un racconto di Silvana Grasso. La raccolta si intitola Pazza e la luna e uscì presso Einaudi nel 2007. Tu sei riuscita a estrapolare questo racconto, Manca solo la domenica, e trasponendolo in scena, a mettere a fuoco il problema delle vedove bianche, che era un problema diffusissimo nelle donne negli anni 50 e forse anche 60, tutto il periodo della grande emigrazione degli italiani ha coinciso in qualche misura con la vedovanza bianca. Quando hai imbastito questo spettacolo, ti sei servita di un straordinario fisarmonicista, no? Denissenko. Sì, Denissenko, che poi peraltro è un collaboratore di Monio Vardia, talvolta. Ha suonato con lui, sì, molte volte. Ecco, già prima accennavi all'importanza della musica nella tua formazione, perché appartieni già a una famiglia di musicisti, però vorrei chiederti di approfondire questo argomento, cioè il tuo rapporto con la musica, quale ruolo teatrale, quale ruolo anche cinematografico hai costruito ispirandoti alla musica. Anche prima parlavi di operina per delirio amoroso, cioè come concepisci a un certo punto questa scrittura scenica che diventa scrittura musicale e che fa tutt'uno poi col portare in scena il personaggio. Sì, perché conoscendo la musica, avendo studiato tantissimi anni, ovviamente lavorare con un musicista, sia per me e anche per lui, diventa parte comune, una volta che racconto che cosa stiamo andando ad affrontare, che cos'è il testo, che cosa voglio raccontare, perché lo voglio raccontare, eccetera. Lì parte, no, l'approccio del musicista e i suoi, come posso chiamarli, le sue proposte, no, riguardo alla musica, e lì inizia un lavoro di scrittura assolutamente comune e allo stesso piano. Io conoscevo esattamente tutti i pezzi di Chopin perché molti li avevo anche suonati e quindi li conoscevo a memoria, sapevo, nonostante, no, ho fatto altro lavoro per cercare di costruire il verso all'interno della musica. Con Vladimir Denissenkov mi è stato facile, cioè una volta che lui proponeva o improvvisava un pezzo che però lui fissava moltissimo, lui non aveva l'improvvisazione in scena. I pezzi erano esattamente quelli. Egli suonava tutte le sere così, perfettamente, quindi aveva un metodo che era in qualche modo anche non in qualche modo, orrendo termine, ma era il metodo, comunque era il mio, era quello del testo che non andava, no? Non va toccato, non va, è esattamente quello tutte le sere, poi viene interpretato tutte le sere. Diversamente, Oh. certo. Matura, con quello che vuoi, ma insieme avveniva questo, cioè attraverso una musica, un testo e quello che poi effettivamente succedeva tutte le sere, che era completamente diverso dal giorno prima, certo, ma questo lo sappiamo che se siamo un tipo di attore così, un attore che non firma il cartellino, questo è quello che è il teatro, cioè, Certo, altrimenti. imprevedibilità dell'attore, altrimenti siamo No. all'attore convenzionale, alla convenzione. Insomma, non parliamo di teatro, non parliamo se il teatro è il momento,
no, del qui e ora, e allora è quello, e non lo possiamo ripetere. Vladimir, è stato un lavoro per me importantissimo, ma veramente importantissimo, mi ha fatto fare un salto enorme. Non ho mai pensato di essere dentro la musica durante lo spettacolo, né tanto mai credo Vladi abbia mai pensato che stesse accompagnando no? Me. Lui era l'altro personaggio. Era assolutamente un dialogo, era un dialogo, l'altro personaggio. Era il dialogo tra Dorina, tutta vestita di nero, tutta contenuta in questo vestitino striminzito, questo vestitino di vedova, presunta vedova, e la musica. C'era poi la genialità della Silvana Grasso, che il racconto era perfetto, non ho toccato praticamente quasi una virgola quasi del racconto, era davvero gioiello quel racconto. Un gioiello assoluto, con una scenografia, ricordo, tua, bellissima, sì. Un sì. Cuore enorme sullo sfondo che... Era a metà tra un oggetto di pop art e un Sacro Cuore di Gesù esposto. Era una contaminazione questo cuore tra due ambiti artistici diversi, tra sacro e profano, ed era un oggetto scenico meraviglioso che mi auguro tu abbia ancora. Deve essere da qualche parte, ho chiesto di averlo perché l'ho fatto io quello, era fatto da me. Cioè quando metto mano poi delle volte alla scenografia ci sono degli oggetti di scena che vengono così, li costruisco io, deve esserci sulla scena qualcosa su cui ho messo le mani nella scena, non solo l'ho disegnata ma devo costruirla, e quindi ecco, il cuore fu quello. Poi ritengo che forse quella è stata una delle scene più precise dei miei spettacoli, perché, vabbè, premetto che è vero che ho come, quando scelgo un testo, ho come una vaga idea, cioè ho la vaga idea dell'atmosfera, ma non ho mai costruito una scena prima di aver capito che cosa poi in fondo servisse, no? All'interno del racconto, dello spettacolo, che cosa veramente servisse, nel senso proprio di servire, se dovessero essere degli oggetti o se l'atmosfera dovesse essere fatta da una luce o da qualcos'altro. Ecco. Questo invece per lo spettacolo lì ho avuto questa immagine di tombe, di questi quadrotti in plexiglass illuminati in prospettiva che davano questa prospettiva di un viale, di un cimitero su cui poi veniva a un certo punto, no, disteso questo grande telo bianco che faceva diventare tutto la camera da letto, il letto dove veniva e dove... Sì. Credo che possa essere molto interessante per chi ci ascolta, che tu ci dica qualcosa sul tuo essere anche pittrice oltre che scenografa. È evidente che con la tua formazione, essendo tu un architetto, la scenografia ti viene direi quasi naturale. La pittura, ecco, io so che tu hai una grande produzione pittorica e ho visto delle magnifiche casalinghe ornate di aureole, qualcosa di meraviglioso fatto da te negli anni. Ecco, la pittura come si inserisce in questo tuo lavoro teatrale? La pittura è rimasta segreta, diciamo, e la parte mia è rimasta più segreta.
nonostante negli ultimi, questi anni ultimi, mi è stato chiesto, tra l'altro dalla Galleria Toselli, che insomma è stato uno dei grandi galleristi milanesi di sempre, aveva visto alcune cose, di portarle in una collettiva. L'ho fatto veramente con una difficoltà gigantesca, mi sembrava di essere tornata alle mie fasi di maggiore difficoltà di rapporti con gli altri, perché appartengono a dei momenti miei così intimi che devo dire mi danno la stessa, forse ancora più pura gioia che mi dà l'andare in scena, andare su un palcoscenico. Solo che sul palcoscenico, appunto, devo tener conto di tutto ciò che faccio, perché l'attore deve fare questo una volta salito su quello che è più debole, Quel ring. il tappeto, appunto, il ringo, il tappeto che sia, e allora lì sono responsabile e devo essere continuamente responsabile di tutto ciò che faccio e del rapporto che quindi creo con il pubblico, mentre dipingo, che sia giorno, quasi sempre notte. Ecco, questo non c'è, non devo niente a nessuno se non a me stessa. Uno spazio tuo. E Beh, questo, ecco. è uno spazio tuo. Allora ritorniamo per un attimo ancora al teatro. Io ho una grossa curiosità perché sei stata per ben 2 volte il personaggio di Elmira nel Tartufo di Molière, diretta da 2 grandi registi, grandi attori e grandi registi, maestri di diversa estrazione, diversa formazione. Sei stata Elmira nel 2000, diretta da Toni Servillo, e sei stata Elmira nel 2007, diretta da Carlo Cecchi. Io so che con Carlo Cecchi sei stata in compagnia molti anni, so di un tuo rapporto privilegiato con lui e so che lo consideri uno dei tuoi maestri, se non addirittura il tuo maestro, e quindi vorrei capire come hai fatto. Tu che sei sempre insoddisfatta, a calarti 2 volte nello stesso personaggio femminile e ad evitare la ripetizione, perché erano comunque due contesti registici di scrittura scenica profondamente diversi. Infatti, beh, è stato quello, la enorme differenza delle due messe in scena, differenza prospettica, differenza di, sì, di considerazione, no, dei personaggi, della considerazione delle relazioni che c'erano tra i personaggi. Delle scelte anche degli attori che poi interpretavano i personaggi. Fu quando Carlo me lo chiese, fu ebbi un attimo non so come dire. Di Di sor vaghezza, di eh? sorpresa. Sì, ma un po' di vaghezza, dicevo, ma oddio, e adesso? E invece io ricordavo, cioè so esattamente cos'era lo spettacolo di Toni, e mentre facevo le prove di quello di Carlo, non mi è mai arrivata alla mente quella Elmira. Cioè, niente di quell'Elmira è stato nell'Elmira
di Carlo. Quindi tutto era completamente nuovo, tutto doveva essere ricostruito, ma assolutamente come se non l'avessi fatto. Ma... questo significa che non fosse stato, no, un lavoro, un personaggio, anche quello, ma a parte che erano passati appunto circa 7 anni, non so immaginare se facessi ancora una volta il Mira dopo altri, no, 10 anni, cosa può significare, perché prima di tutto cambi tu. È cambiata la tua vita, sono cambiate le tue esperienze, e il tuo sguardo è un altro sguardo, no? Si è arricchito, e poi tante cose, no? Quello che può essere, insomma, della tua vita, ma e quindi c'è prima di tutto questo, e poi c'è una differenza appunto della prospettiva, e questa era diametralmente opposta, quasi diametralmente opposta. È stato veramente come degli anni capire o l'altra parte di Elmira o un'altra Elmira. Potevano essere le varie parti, stesse parti di una donna, oppure, no, le varie Elmire, le varie donne che potevano trovarsi in quella situazione e dover affrontare la risoluzione di quella situazione. Molto bene. Ecco, c'è chi ti aveva però già diretto in una locandiera per la quale tu eri stata scritturata per fare una delle due comiche, o Ortensia o Deianira, non so quale. In realtà, a soli 5 giorni dal debutto, Carlo Cecchi decise e ti affidò il ruolo del titolo, quindi ti affidò il terribile, direi, personaggio di Mirandolina. Ecco, cosa ha rappresentato per te quel personaggio che sopravvive sulla scena del teatro italiano da 2 secoli e mezzo e che ha, che si è, come dire, da troppo tempo ha fatto parte proprio della tradizione attoriale femminile? Cosa ha voluto dire per te? Io ti ricordo in un abito rosso. Sì. Devo dire che quel momento, ogni volta che, cioè, se qualcuno me lo chiede o lo ricordo da me, ho quasi una crisi di panico, mi risale il terrore di quel momento. Affrontare, e questo Carlo, diciamo, la fa, noi sapevamo, tutti gli attori che hanno lavorato con Carlo sanno, conoscono il suo possibile cambio di personaggi, di ruoli all'interno della compagnia. E questo è quindi tenerti, ma non sulle spine, un orrore, perché passare da 5 giorni, io non ricordo niente di quei 5 giorni, ricordo che piangevo, avevo chiesto ad un'amica di farmi la memoria tutte le 5 notti, non credo di non aver dormito per 5 notti, non so come sono andata in scena, era un cadavere in cui piangevo perché dicevo non ce la faccio, e l'altra che mi diceva vai, non perdere tempo, asciugarsi le lacrime, devi imparare questa cosa. E quindi puoi immaginare come sono andata in scena. Tra l'altro è stato il mio primo vero grande personaggio. Tanto che ricordo Carlo che alla fine dello spettacolo mi disse:
ora sei una prima donna. E questo sì, fu una cosa per me in cui non sentivo assolutamente di esserlo, e per 3 anni credo di aver recuperato Mirandolina dopo. Ricordo che persino io sono andata in scena al terzo atto, una parte finale del terzo atto, io non la sapevo a memoria ancora, non ero riuscita a fare tutti e 3 atti in 5, nonostante le prove, nonostante ovviamente avessi ascoltato quel personaggio. E ricordo che avevo una persona che aveva fatto uno degli attori che faceva da suggeritore nell'ultima parte. Cosa atroce, perché io i suggerimenti neanche al liceo, quando non sapevo una cosa, riuscivo a capirli, perché ero talmente in panico che infatti era così, la sera era una. Per cui quando me lo dici non riesco neanche a ingoiare, ma fu una di quelle sferzate del mio. Ah sì, forse unico maestro. Cioè, ritengo che Barba sia stato un grandissimo maestro, ma io non ho poi, diciamo, ho fatto mie quelle lezioni, ho fatto mia tutto quel lavoro, ma ovviamente non ho continuato in un rapporto. Mentre con Carlo Cecchi io ho iniziato un rapporto e continuato poi negli anni e quindi sviluppato tutto quello che avveniva o non avveniva, una volta in maniera così drammatica e difficile anche da reggere, ma che mi aveva dato una apertura, veramente un'apertura, non dico certo di attore, ma prima di donna, donna in quanto, voglio dire, umana, perché o eri così, o prendevi tutto quello, comprese le parti difficili, tremendissime, o non potevi andare avanti. Non era così. Io ti ringrazio moltissimo per queste cose magnifiche che hai detto per noi del Teatro della Limonaia, per noi che amiamo tantissimo il teatro e amiamo le attrici forti, dalle forti personalità, quale sei tu, è brava, è bella, è intelligente. E purtroppo devo concludere qui. Mi dispiace molto, avevo tante altre cose da chiederti, te le chiederò in un'altra occasione, spero presto. E ti ringrazio moltissimo. Grazie. Grazie. Grazie a tutto il pubblico del Teatro della Limonaia. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao.